Buongiorno, sono Maiocchi Marco e attualmente ricopro il ruolo di assegnista di ricerca nel gruppo Merlin presso il Politecnico di Milano. Durante questa presentazione partiremo dall'introduzione sulla sicurezza in un contesto di robotica collaborativa. Successivamente saranno presentati ed analizzati i contributi del nostro lavoro. Essi consistono nell'implementazione di un sistema di controllo remoto per manipolatori industriali, atto a garantire una sicura interazione umano-robot, nello sviluppo di un sistema di percezione della sicurezza ed infine nell'implementazione di una strategia di controllo basata sul campo visivo dell'operatore. Nel campo della robotica collaborativa, normalmente quando si parla di sicurezza si fa riferimento alla sicurezza fisica, cioè la macchina o il robot non devono in nessuna situazione recare danno fisico all'operatore attraverso urti o contatti. A tale scopo diverse strategie di prevenzione delle collisioni o sistemi di sicurezza possono essere utilizzati. Tuttavia, la sicurezza fisica non comporta necessariamente un'interazione umano-robot confortevole e priva di stress. Di conseguenza, la sicurezza percepita dall'operatore è un altro aspetto fondamentale che bisognerebbe tenere in considerazione. Essa infatti influisce sulla produttività e sullo stato mentale dell'uomo, nonché può causare effetti negativi sulle condizioni psicofisiche dell'operatore. Andiamo adesso ad analizzare il sistema di controllo del moto proposto. In questa slide possiamo osservare uno schema rappresentativo del sistema. Esso è caratterizzato da un problema di ottimizzazione vincolato formulato nello spazio dei giunti, da un algoritmo di inversione della cinematica differenziale, il quale permette di controllare il robot anche nello spazio operativo, da un sensore di tracciamento delle posizioni scheletrali dell'operatore e dall'applicazione di un algoritmo che permette di calcolare una serie di volumi convessi, chiamati sweat volumes, i quali rappresentano il possibile spazio occupato dall'operatore in un determinato arco temporale futuro. Nel dettaglio, la funzione obiettivo è espressa in termini di minimizzazione dell'errore di tracciamento rispetto a una traiettoria preprogrammata. Ad ogni ciclo del sistema di controllo, la soluzione del problema permette di calcolare le accelerazioni dei giunti, tali per cui all'istante successivo, posizione e velocità di ogni singolo giunto siano il più possibile uguali ai valori di riferimento. Ovviamente il problema di ottimizzazione è soggetto a vincoli cinematici e vincoli derivanti dalla strategia di anticollisione. Per quanto riguarda la strategia di anticollisione adottata, essa si basa sul criterio di minima distanza, il quale impone che la distanza tra un generico ostacolo e il corpo del robot sia sempre maggiore di una certa soglia. Andiamo adesso a presentare il sistema di percezione della sicurezza. Esso è stato progettato e sviluppato con l'intento di fornire all'operatore una visualizzazione olografica del moto del robot attraverso un dispositivo di realtà digitale. Il termine sistema è relazionato al fatto che esso è composto principalmente da un'applicazione software e da un algoritmo real-time iterativo di previsione del moto. L'obiettivo è stato quello di ottenere una visualizzazione fluida e continua del moto del robot, prestando attenzione allo sviluppo del sistema in modo tale che esso sia affidabile, realistico, non invasivo per l'operatore, ma che allo stesso tempo preservi la produttività del robot. In tale contesto, l'algoritmo di previsione del moto è basato sul sistema di controllo presentato in precedenza. Esso ha il compito di calcolare in tempo reale le configurazioni future del manipolatore ad un certo istante futuro sulla base di dati aggiornati. Nel dettaglio, in ogni tempo di ciclo nel sistema di controllo vengono eseguite n iterazioni e quindi n simulazioni del movimento e quindi calcolate n volte le soluzioni del problema di ottimizzazione. In questo video possiamo osservare una simulazione di ciò che l'operatore vede attraverso il dispositivo. Il robot non trasparente rappresenta il robot reale, mentre quello trasparente rappresenta l'ologramma visualizzato dall'operatore. In questo caso si è considerato un orizzonte di predizione di circa 5 secondi. Infine, andiamo ad analizzare la strategia di controllo finalizzata a modificare in tempo reale il movimento del robot in funzione del campo visivo dell'operatore. L'obiettivo è stato quello di sviluppare una strategia di controllo che modifichi la traiettoria risultante del robot rispetto alla traiettoria preprogrammata, in modo tale che l'end effector rimanga il più possibile al centro del campo visivo dell'operatore. Nel dettaglio, essa consiste nell'introduzione di un termine di penalizzazione del movimento all'interno della funzione obiettivo del problema di ottimizzazione. In questa immagine è riportato un esempio del percorso posizionale risultante dell'organo effettore soggetto alla strategia di controllo proposta. Il punto rosso rappresenta la testa dell'operatore, mentre le linee nere la direzione dello sguardo. Durante l'esecuzione dell'operazione, l'operatore si è mosso da destra verso sinistra e si può osservare che il percorso risultante rappresentato in rosso è deviato da quello nominale rappresentato in blu.
In conclusione, in questa slide è riportato lo schema complessivo dei sistemi presentati. Il sistema di controllo del moto permette una sicura interazione fisica tra operatore e robot, mentre il sistema di percezione della sicurezza e la strategia di controllo basata sul campo visivo dell'operatore rappresentano degli utili strumenti atti ad incrementare la sicurezza percepita dall'operatore, così come la prevenzione di movimenti potenzialmente pericolosi per l'operatore stesso. Vi ringrazio per l'attenzione.